Le tasse sulle donazioni e successioni sono uno dei temi più importanti in materia fiscale. Molte persone infatti non hanno una conoscenza approfondita su come funzionano queste tasse e spesso si ritrovano in difficoltà nella gestione dei propri beni. Ad esempio, non tutti sanno che la tassazione sulle donazioni segue le stesse regole della tassazione sulle successioni e questo per evitare, come avveniva un tempo, che i contribuenti possano optare per una donazione in vita anticipando la divisione testamentaria o viceversa solo al fine di pagare meno tasse. Non ha quindi molto senso chiedersi se sia meglio intestare un bene in vita a un familiare oppure attendere la propria morte e farlo con il testamento. Peraltro, se è vero che il testamento non necessita del notaio come invece la donazione di non modico valore, è anche vero che prima o poi il testamento deve essere pubblicato e in quel caso c'è sempre bisogno di un notaio. Detto ciò, vediamo come funzionano le tasse sulle donazioni e sulle successioni, quando si devono pagare, chi deve pagarle e quali sono le aliquote. Ma prima, sigla! La legge. Ogni volta che c'è un trasferimento di un bene o di un diritto, sia che ciò avvenga tramite testamento o tramite un atto di donazione, lo Stato pretende il pagamento dell'imposta sulle donazioni e sulle successioni. Ciò vale sia per i beni mobili come un quadro o un gioiello, sia per il denaro, sia per gli immobili. Le aliquote dell'imposta vengono determinate in base al rapporto di parentela che eventualmente sussiste tra le parti. La legge prevede anche delle franchigie al di sotto delle quali non si versa alcuna imposta. Allora vediamo quanto si paga con l'imposta di successione e donazioni. Le donazioni e le successioni in favore di un marito o di una moglie, dei genitori o dei figli, dei nonni o dei nipoti, non vengono tassate fino alla franchigia di 1.000.000 di euro. Da questa cifra in poi si applica la tassazione al 4%. In pratica, voi pagate il 4% sulla parte del valore della successione o della donazione che eccede 1.000.000 di euro. Le donazioni e le successioni in favore di fratelli e sorelle non vengono tassate fino alla franchigia di 100.000 euro. Il valore che supera tale importo è tassato al 6%. Le donazioni e le successioni in favore di altri parenti fino al quarto grado vengono tassate con un'aliquota al 6%. Non ci sono franchigie. Le donazioni e successioni in favore di amici ed estranei vengono tassate sempre all'8%, ad esclusione delle donazioni di modico valore che non vengono mai tassate. Nel caso delle donazioni e successioni in favore di soggetti portatori di grave handicap, la franchigia è fissata a 1.500.000 di euro e l'aliquota è variabile in base al grado di parentela, secondo quanto vi ho detto prima. Quando la legge prevede la franchigia, cioè donazioni e successioni da coniugi, parenti in linea retta, fratelli e sorelle e portatori di handicap, la tassazione avviene quindi solo sul valore che eccede questa franchigia. Ad esempio, un figlio che riceve dal padre una casa del valore di 300.000 euro non versa alcuna imposta sulle donazioni e sulle successioni, restando dovute le altre imposte di registro, ipotecari e catastale. Se invece la casa vale 1.200.000 euro, l'imposta è del 4% su 200.000 euro. Tenuti al versamento dell'imposta sulle successioni sono tutti gli eredi e legatari in via solidale. Questo significa che se uno di questi non versa la propria quota, lo Stato può pretenderla dagli altri. L'imposta sulle donazioni è invece dovuta solo dal donatario, nulla invece è dovuto dal donante. Il donatario non deve versare l'imposta solo nel caso in cui sono previste le esenzioni di cui vi parlerò più avanti. Tra queste, la più ricorrente è la donazione di modico valore, quella cioè che non determina un sostanzioso impoverimento per il donante. L'imposta sulle donazioni si deve pagare a seguito della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate del bene ricevuto. Ciò succede per le donazioni che devono avvenire con atto pubblico dinanzi al notaio e due testimoni. In tutti gli altri casi è il contribuente a dover dichiarare la liberalità nella propria dichiarazione dei redditi. Ad esempio, una persona che riceva un immobile in donazione verserà l'imposta sulle donazioni al notaio che eroga l'atto, che a sua volta poi la versa allo Stato. Invece, una persona che riceve 10.000 euro da un amico dovrà riportare questo importo nella propria dichiarazione dei redditi. Attenzione però, in generale tutte le donazioni di non modico valore devono avvenire tramite il notaio a pena di nullità. La presenza del notaio però non è un obbligo di natura fiscale, bensì serve solo ai fini civilistici. Serve cioè infatti a rendere valida la donazione. Tuttavia, in caso di donazione di non modico valore effettuata senza notaio, pur essendo la donazione nulla sotto il profilo civilistico, l'imposta sulla donazione va comunque versata. Questo almeno è l'orientamento della Cassazione.
La legge prevede l'esenzione dalla tassazione per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto denaro o altri beni mobili. Quindi, ad esempio, una persona che riceve una donazione tramite internet o un regalo da un parente o un amico non deve dichiarare questa donazione nella propria dichiarazione dei redditi. Il modico valore deve essere valutato in base alle condizioni economiche del donante e del donatario. Quindi la donazione che non impoverisce troppo il donante e che non arricchisce significativamente il donatario si può fare anche senza notaio. Le donazioni di immobili non sono mai considerate di modico valore, dunque per esse è sempre necessario il notaio. Non si paga l'imposta sulle donazioni e sulle successioni al di sotto delle franchigie che abbiamo visto prima e quindi per le donazioni tra coniuge o tra ascendenti e discendenti fino a 1 milione, per le donazioni tra fratelli e sorelle fino a 100.000 euro, per le donazioni a portatori di handicap fino a 1,5 milioni di euro. Non si paga l'imposta sulle donazioni per spese di mantenimento, educazione, abbigliamento, malattia, matrimoni, per le spese per il corredo nuziale e per quelle per l'istruzione artistica o professionale. Non si paga l'imposta sulle donazioni nel caso di donazione di automobili, moto o altri veicoli iscritti al PRA. Non sono soggette a imposizione fiscale neanche le donazioni a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o magari da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati. Non è soggetta a imposizione fiscale la donazione di immobili in favore dell'ex coniuge o dei figli che avviene nell'ambito dell'attuazione di accordi di separazione o divorzio. Non è poi dovuta l'imposta sulle donazioni indirette rivolte all'acquisto di un immobile. La donazione indiretta si verifica quando una persona dona a un'altra non già il bene, ma il denaro per acquistare il bene, consegnandolo direttamente al donatario, ad esempio il padre che bonifica sul conto del figlio una somma per acquistare una casa, o al venditore direttamente, ad esempio la madre che paga il venditore di un immobile affinché lo intesti al proprio figlio. Infine, i figli o il coniuge del donante non versano l'imposta sulle donazioni di aziende o rami di aziende e di quote sociali o di azioni. La donazione che ha ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari come usufrutto e servitù deve essere trascritta nei pubblici registri e volturata in catasto. Pertanto si applicano, oltre all'imposta sulle donazioni, laddove dovuta, le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale del 2% e dell'1% sul valore determinato indipendentemente dall'eventuale franchigia, l'imposta di registro del 9%. Tuttavia, se ricorrono le condizioni per il bonus prima casa, le imposte sono così determinate. Le imposte ipotecarie e catastali sono in misura fissa pari a 50 euro l'una. L'imposta di registro è del 2%. Il bonus prima casa si ottiene solo se l'immobile è adibito a civile abitazione non di lusso. Inoltre il donatario non deve essere proprietario neanche per quote di un altro immobile già ottenuto con il bonus prima casa, salvo cederlo entro un anno. E non deve anche avere un'altra abitazione nello stesso comune dove si trova quello donato. Inoltre il donatario deve trasferire la propria residenza in un indirizzo qualsiasi del comune dove si trova l'immobile donato e deve farlo entro 18 mesi dal rogito. Come vi ho detto, la donazione di un immobile che avviene in conseguenza di una separazione o di un divorzio consensuale non è soggetta a tassazione. Ad esempio, se marito e moglie divorziano in modo pacifico e lui, in cambio della rinuncia da parte di lei al mantenimento, le intesta la casa o la intesta al proprio figlio, in questo caso non sono dovute le imposte sulla donazione. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.